Ho raccolto le istanze innanzitutto di coloro che sono portatori di interessi diffusi, genitori, comunità, associazioni, tutto quello che è relativo al mondo giovanile, al mondo di un'età in cui il divertimento deve essere solo gioia e non tristezza. La data di partenza è proprio quella relativa al ricordo della strage di Corinaldo e quindi viene dedicata nella proposta di legge la data dell'8 di dicembre di ogni anno per farne la giornata regionale per la tutela del divertimento garantito. Insieme ai capigruppo di maggioranza e di minoranza abbiamo costruito questa legge, questa proposta di legge che una volta legiferata deve segnare uno spartiacque fondamentale fra quello che si deve fare in sicurezza e quello che non si è fatto e per garantire ai giovani di avere tutte le loro esplicazioni della loro età nel modo più sicuro e più certo.